Chiuse gli occhi sapendo cosa stava per accadere. Immaginò le torce che incendiavano la catasta intorno al cuore di pietra. La conferma arrivò poco alla volta, a mano che la temperatura della roccia sotto i suoi piedi aumentava, l'aria già soffocante. Non ci mise molto a surriscaldarsi. Ogni goccia di umidità venne risucchiata dalle vene scolpite. Pochi istanti e Saba ebbe la sensazione di respirare la sabbia rovente. Sussultò quando la pianta dei piedi cominciò a bruciare. Anche il trono d'argento diventava sempre più caldo, come il bordo riarso di una duna sotto il sole estivo. Ma Saba restava silenziosa e immobile. Ormai tutti i suoi servi dovevano essere usciti dal mondo sotterraneo, sigillando l'entrata dietro di loro. Avrebbero abbandonato quella terra col favore della tempesta, sparendo per sempre, lasciando che il deserto non ce l'ha né tracce di quel luogo. Calde lacrime le cadevano dagli occhi, che le si seccavano sulla guancia. Un istante dopo, mentre dalle labbra scrapolate sfuggivano singhiozzi di dolore, fu allora che le tenebre furono rischiarate da un debole bagliore proveniente dalla ciotola che aveva in grembo. Non sapeva se fosse un'allucinazione provocata dal dolore, ma trovò un po' di conforto in quel bagliore, le diede la forza di compiere l'ultimo atto. Portò la ciotola nelle labbra e beve il contenuto tutto d'un fiato. Quel liquido tonificante scese lungo la gola arida e le riempì lo stomaco contratto. Nel frattempo il cuore di Peter aveva raggiunto una temperatura intollerabile, ma nonostante tutto Sabba sorrideva, consapevole di ciò che adesso serbava dentro di sé. «Sono il tuo strumento, mio signore, ora e per sempre». New York, 2 marzo 1995, ora 21:34. «Ora sì che si ragiona», pensa Summer Clemens. Ben noto con lo pseudonimo di Mark Twain, mentre prendeva sotto braccio il suo rilutante amico. Più avanti, in fondo alla strada, le lampade a gas illuminavano le colonne, il portico e le decorazioni in ferro battuto del Player Club, un locale esclusivo di cui entrambi gli uomini erano membri. Attratto dalla promessa di risata, alcol e buona compagnia, Twain aumenta il passo. Avanzava con falcate grandi e decise, lasciandosi dietro la nuvola di fumo di sigaro nella frizzante aria della sera. «Che dire, Nicola?» chiese l'uomo al suo fianco. «Stando al mio orologio da tasca e al mio stomaco, stanno ancora servendo la cena, male che vada, prenderò un brandy per accompagnare questa sera». Più giovane di almeno 20 anni, Nikola Tesla indossava un completo inamidato, con la giacca lisa sui gomiti. Continuava a passarsi una mano tra i capelli neri e a guardarsi intorno. Quando era nervoso, come in quell'occasione, il suo accento serbo si faceva molto marcato. «Sono un amico mio tardi, io lavoro da finire al laboratorio. Mi sono grato per i biglietti del teatro, ma ora dovrei andare. Sciocchezza, lavorare troppo rende noioso».
Si alzò e lanciò un'occhiata, sbuffando in modo esagerato. Per vostra informazione, sto lavorando a un nuovo libro. Lasciatemi indovinare, ribatté Tesla con un sorrisino. A che fine, Tom Sawyer? Ah, che forse si dice Huckleberry Finn e Tom Sawyer. Si cacciano in altri guai. Tu hai una ridacchia attirando l'attenzione di un passante.